Dei sapori. L'amore non corrisposto è sempre amore. Puntata scritta svogliatamente, che non mette mai niente che possa attirare attenzione. No, è una canzone. Di particolare, Merlon ha importanti rivelazioni da fare, per questo è piombato a casa di Manfredon. Chi è Manfredon? Allora, hai finito? Un attimo di pazienza, Merlon. Non è facile toglierti di dosso tutto questo piombo. Lo so, ma c'è un motivo preciso per il quale mi hanno piombato a casa tua. Spiegati meglio, però. Gli uomini del perfido Lionel Ernie hanno cercato di scucirmi delle informazioni. Riguardo a cosa? Forse ho scoperto un modo per scoprire il segreto di un mistero. Ma dici sul serio, un segreto di un mistero, Merlon? Sì, Manfredon. Ma se riuscissimo a scoprire il segreto di un mistero, finalmente potremmo... Proprio così. Ma dimmi qualcosa di più, Merlon. Sì, allora, ma fai qualcosa per questo piombo, non riesco a muovere. Ma non è facile, ci sono due soluzioni. La prima è che prendo un martello pneumatico, poi scaldo la punta fino a che non diventa incandescente e poi trapano tutto. Che ne dici di questa soluzione, Merlon? Che ne dici? Non lo so, mi sembra pericoloso per la mia salute fisica. Opterei per la seconda soluzione. Ah, mischiare lava e acido muriatico e immergerti dentro. Ma non ce n'è una terza. La tre. Ho letto su Facebook che il piombo è biodegradabile. Se solo uno ha la pazienza di aspettare 10.000 anni, 12 minuti e una manciata di secondi, Merlon. Beh, allora, che cos'è? Una manciata di secondi. Quanti per l'esaltezza? Non mi sembra rilevante, dopo tutto. Andiamo, Manfredon. Deve esserci un modo migliore. Aspetta, vediamo. Potrei toglierti queste placche di piombo che ti hanno attaccato addosso con lo scotch ad una. Che ne pensi? Mi pare un po' troppo laborioso. Ma come? Ma parrebbe il meno rischioso, però, Allora inizio. Vedo che vengono via abbastanza facilmente. Che strano. Ma intanto dimmi, che cosa hai scoperto? Allora, è da tempo che cerco di saperne di più sul segreto di un mistero e dal fatto che gli uomini del perfido Lionel Ernie mi stanno addosso. Vuoi che ti stacco pure quelli? Gli uomini di Lionel Ernie, intendo. Magari. Signori, per cortesia, potreste staccarvi di dosso dal mio amico Merlon. Ma tenevamo le placche di piombo ferme con le mani. Ho capito, ma lo avete sentito, no? Gli date fastidio. E poi, se ci siete voi, non può rivelarmi il segreto di un mistero. E va bene, ragazzi, andiamo. Arrivederci. Bene, ora puoi dirmi tutto. Allora, ho fatto le mie indagini e ho scoperto che c'è una persona che conosce il segreto di un mistero. E chi sarebbe questa persona? L'ex cognato segreto da parte di meccanico di mia sorella Gnegnori. Si tratta forse di Alistair McNaminchia. È proprio lui, bravo. Lui è un duro, non parlerà. Ma io conosco anche il suo punto debole. Sarebbe i whisky. Se riusciamo a farlo ubriacare col bere, sono sicuro che parlerà. Riusciranno Merlon e Manfredon a scoprire il segreto di un mistero? Alistair McNaminchia parlerà dopo essersi ubriacato col bere? Lo scoprirai nella prossima puntata al doppio malto di Dissapori, che si intitolerà Il Brillo Parlante. No. Tutto sto casino per il brillo parlante. Ma mi fa impazzire leggere i commenti degli ascoltatori. Che nervoso la voce di Ivo Avido senza, anzi, acido. Ma lui entra ogni tanto nelle scenette e ha sempre la stessa voce. Cioè lui potrebbe avere qualsiasi effetto sonoro, cioè non funziona. No, ma non riesce a mascherare. Lui in realtà la voce è uguale, ma se lo vedi dal vivo cambia completamente. È una bravura cinese. Cazzo, ragazzi, ma organizziamoci un po', dai, non è proprio possibile. Ma come faccio sabato sera ad andare a bere una cosa con Pippo alla Notte Nera a Suzzare in provincia di Mantova ed essere contemporaneamente al Villino a Dronero in provincia di Cuneo con Paolo? Per non parlare poi di lunedì 31. Pippo e Paolo mi hanno invitato a dilaniarmi di birra al Desami di San Giovanni in provincia di Foggia per festeggiare Halloween. Ma mi ha invitato anche Spine, che sarà all'Isola d'Elba. Voi siete dei malati mentali. Ma vaffanculo, va. Noi siamo che classe. Che stile. Marchetta me.